Lunedì 5 febbraio, buongiorno, ben ritrovati, nuovo appuntamento con TRM Live Special. Mi viene da dire anche buon inizio settimana, visto che siamo a lunedì. Mi viene da salutare subito il mio compagno di viaggio, che è Giovanni Scandiffio, con i giornali freschi di stampa pronti davanti a lui. Buongiorno. Freschi di stampa, ovviamente, odorosi di inchiostro. Buongiorno a tutte voi e a tutti voi. È bello il lunedì, va? Ma sì, dai, dai, diamo questa iniezione di fiducia a Giovanni stamattina per questo inizio settimana, e noi, come di consueto, rispettiamo le nostre regole, le nostre abitudini. Nella prima parte vi terremo compagnia con le notizie un po' che hanno tenuto banco nella giornata precedente. Allora, iniziamo, purtroppo, iniziamo con questa notizia che non è certo gradevole: l'omicidio di San Giovanni Rotondo nel Foggiano. Fermato un cinquantenne, si ipotizza che il movente sia legato a questioni di droga. Allora, vediamo Ciro Dattoli cosa ci racconta. Lo avrebbero trovato sotto un letto dove si era nascosto nel tentativo di sfuggire alla cattura. La procura di Foggia ha disposto il fermo del presunto assassino di Michele Placentino, il 34enne ucciso venerdì 2 febbraio a San Giovanni Rotondo nel Foggiano. Si tratta di Michele Piano, di 50 anni, e accusato di omicidio volontario. I carabinieri hanno rintracciato Piano, a quanto si apprende, in un'abitazione di campagna, anche attraverso il sistema satellitare installato sull'auto con cui si è dato alla fuga dopo il delitto. Vittima e presunto assassino, a quanto viene riferito, sarebbero cugini. Il fermato, fa sapere il suo legale Luigi Marinelli, si è detto estraneo ai fatti. Alla base del delitto, a quanto si apprende, un violento litigio per motivi da accertare avvenuto nell'abitazione del presunto autore del delitto. Determinanti per l'individuazione del presunto killer le telecamere di videosorveglianza presenti in zona. L'arma, come già emerso fin dalle primissime indagini, è stata trovata dai carabinieri nascosta in una siepe a poca distanza dall'abitazione in cui è avvenuto il delitto. Sulla pistola, una scaccia cani modificata, saranno eseguiti esami balistici per verificare se si tratta dell'arma che ha sparato. Con tutta evidenza non si trattava del collega Ciro Dattoli, ma della collega Chiara Curci, che ci ha raccontato un po' quello che è successo a San Giovanni Rotondo. E adesso andiamo a leggere invece come commentano i giornali questa notizia, di cui, diciamo, non ci meravigliamo quando arrivano da quella zona, perché purtroppo quella zona è sempre teatro di questo tipo di eventi di cronaca. Ovviamente, sia chiaro, se c'è una cosa che noi vorremmo non avere come notizie da dare, sono le notizie che arrivano dalla Capitanata sotto il profilo criminale. Certo. Ci dispiace moltissimo, ma le diamo per dovere e onore di cronaca, ed è importante. In Capitanata, appunto, il sospettato rigetta le accuse, sono estraneo all'omicidio. Le indagini sul delitto di Placentino a San Giovanni Rotondo, Michele Piano confermato dai carabinieri, fermato dai carabinieri, resta in qualunque caso in carcere. Quindi, sotto questo aspetto, i militari, le indagini condotte dai militari della città Gargani, che è il nucleo investigativo di Foggia, portano a questo risultato. E tra l'altro il nucleo investigativo di Foggia ha acquisito indizi ritenuti gravi di reato a carico del fermato in ordine al fatto di sangue, nonché al vano tentativo di sottrarsi alle ricerche e rendersi irreperibili. Sono state fatte ovviamente perquisizioni nei luoghi nella disponibilità dell'indagato, finalizzate al rinvenimento di ulteriori oggetti o tracce che hanno a che fare con il reato. E ora il cinquantenne, anche lui noto alle forze dell'ordine, si trova in carcere. Lo avrebbero trovato sotto un letto dove si era nascosto nel tentativo di sfuggire alla cattura. Michele Piano, appunto, fermato dalla procura per l'omicidio volontario di Michele, supposto omicidio volontario di Michele Piacentino. Insomma, questo è il quadro per ora delle indagini. Ovviamente, come sapete, la macchina, in questo caso la macchina delle indagini, continua e va avanti per arrivare a comprendere come siano andate le cose, e sicuramente riporta una serie di fatti anche importanti. E quando sono fatti che danno, come dire,
il senso, la dimensione di gravi indizi di colpevolezza, non ancora di colpevolezza, ma di gravi indizi di colpevolezza, si procede e quindi ci sta la custodia cautelare, in questo caso in carcere. Va detto però che c'è anche un'altra situazione che è collegata al passo, tra virgolette, che ha la giustizia. Qualche giorno fa spari contro un'abitazione al quartiere Libertà, è stato il 27 gennaio scorso alle 4 del mattino, tra l'altro sì, da quello che si è appreso nella cronaca, uno sparo è arrivato all'interno di un proiettile, non uno sparo, un proiettile è arrivato all'interno di un'abitazione ed è passato molto vicino a una signora che stava lì in quella camera, si stava tra l'altro destando, è stato un brusco risveglio. Il 27 gennaio scorso, appunto alle 4 del mattino, il giovane in compagnia di un ventenne avrebbe estratto la pistola, avrebbe iniziato a sparare. Sembrerebbe che si tratti di un 19enne terribile, come dice in questo caso il titolo della Gazzetta, cioè nel senso che sostanzialmente tutto è derivato dal fatto, ed è una delle ipotesi, è stato questo giovane che ha iniziato a sparare, è stato il giovane Raggi a esplodere 4 colpi di una pistola 9x21, salute, contro la saracinesca di un'abitazione al piano terra di Via dell'Indipendenza alle 4 del mattino dello scorso 27 febbraio. Il movente, frustrazione o rabbia per il mancato appagamento di una azione non compiuta. È rimasto così, molto misteriosa questa cosa, ne sapremo di più andando avanti nei giorni di questa settimana. Giovanni, una notizia di cronaca ancora, una donna di 48 anni è morta dopo che l'auto sulla quale viaggiava è finita contro un furgone fermo a centro strada che pochi istanti prima aveva investito un grosso cinghiale. L'incidente è avvenuto sulla strada statale 580 tra Ginosa e Marina di Ginosa. Ne dà notizia CIA Agricoltori Italiani Puglia in una nota nella quale afferma che quello che purtroppo temevamo e abbiamo sempre denunciato è accaduto. Adesso ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. Combattiamo questa emergenza con strumenti adeguati perché sono in ballo vite umane. Sempre la CIA aggiunge che a qualche chilometro di distanza sulla strada provinciale 13 tra Castellaneta e Castellaneta Marina l'attraversamento di un altro cinghiale ha mandato fuori strada un veicolo, fortunatamente senza gravi conseguenze per autista e passeggeri. Nei mesi scorsi abbiamo commentato altri sinistri simili e solo la fortuna ha voluto che gli stessi non assumessero i contorni della tragedia, spiega ancora e conclude Vito Rubino, direttore dell'area 2 Mari Taranto Brindisi, vasto territorio da anni martoriato da questa emergenza. E purtroppo l'avevamo un po' profetizzato anche noi che questa presenza troppo massiccia dei cinghiali sulle strade avrebbe potuto creare questo problema, questi problemi non immaginavamo addirittura di questa caratura, e purtroppo è successo, Giovanni. Purtroppo è successo, e devo dire che tra l'altro proprio 10 anni fa Silvia Bastelli, è purtroppo la persona scomparsa, aveva avuto un incidente terribile nella stessa zona ed era quasi deceduta. Per fortuna poi non è andata così, si è ripresa. Questa volta purtroppo è andata malissimo. Verso mezzanotte di sabato la Hyundai Tucson della vittima ha centrato un Fiat Ducato. Sul posto al lavoro i carabinieri, una carambola è stata su un furgone fermo dopo aver investito l'animale. È aperta un'inchiesta dove tra l'altro, voglio dire, ci sono anche le reazioni, tante proliferano nei parchi dove nessuno li controlla. I cacciatori dicono gli ungulati stanno devastando tutto, basta con le ideologie, dice Tarantini dell'Alta Murgia, per avviare le catture serve l'ok alla delibera, ma intanto bisogna provvedere non tanto all'abbattimento, perché è un provvedimento molto limitato, quanto bisogna provvedere ad un intervento di tipo, come dire, di sterilizzazione di tutta la
popolazione degli ungulati a spasso che abbiamo, i cinghiali che abbiamo a spasso appunto sulla Murgia, sia lucana che pugliese, e tutto questo bisognerà farlo anche velocemente. Per la verità stanno partendo anche, si stanno applicando le trappole per poter fare tutto questo, ma è chiaro che c'è un rapporto particolare molto a sfavore delle trappole, nel senso che il rapporto tra trappole e cinghiali è davvero a favore dei cinghiali, e quindi intanto bisogna muoversi. Poi di contro c'è anche il problema di una serie di interventi che bisognerà capire in che maniera gestire, perché ci sono anche i tempi e le stagioni della caccia, e ci sono dei limiti oggettivi anche per i cacciatori, che in questo caso potrebbero essere utili, ma non sono assolutamente definitivi. Quel tipo di provvedimento non basta assolutamente, oltre a essere cruento, in certi casi anche non proprio comprensibile. Tra l'altro, Giovanni, tra le tante proteste che stanno portando avanti, tra le tante istanze incluse nella protesta che stanno portando avanti gli agricoltori, c'è proprio quella dell'eliminazione della fauna selvatica. Ovviamente questa, diciamo, nella scala di priorità di importanza delle tante istanze che hanno da portare avanti, non riveste proprio una primaria importanza, ma comunque ce l'hanno tra le loro richieste. E allora guardiamo questa protesta degli agricoltori che ieri si è tenuta con un blocco sulla strada statale 106, e dopo abbiamo anche un ospite, un agricoltore, anche lui, che ci racconterà quali sono le loro problematiche. Vediamo il servizio. La voce disperata del mondo agricolo si fa sentire anche dal Metapontino. In marcia un centinaio di trattori in rappresentanza dei comuni della zona ionica, un tempo la California del Sud. Come sta avvenendo in tutta Italia e nel resto d'Europa, la crisi del comparto agricolo è ritenuta ormai insopportabile per le politiche degli ultimi decenni e per la concorrenza considerata sleale e dannosa di prodotti importati da paesi extraeuropei. Gli agricoltori vogliono tenere alta l'attenzione su una crisi internazionale che ha radici e cause profonde in Italia. Il rischio forte è che l'Italia possa trasformarsi in una piattaforma commerciale speculativa in cui il Made in Italy diventa l'occasione di business per le speculazioni finanziarie. In Basilicata poi denunciano i manifestanti: il consorzio di bonifica non funziona come dovrebbe, con la beffa dell'aumento del canone irriguo del 15%. La lotta continuerà, assicurano gli agricoltori intenzionati a raggiungere il capoluogo lucano. Intanto, prima dell'ospite che ci sta ascoltando, e poi lo presentiamo, Giovanni, avevi una notizia sempre sui cinghiali, una notizia di cronaca. Sì, è una notizia che tra l'altro finisce per collegarsi con quello che stavo dicendo prima, anche perché nella giornata di ieri abbiamo trovato due notizie abbastanza contrastanti tra di loro, nel senso che sono due fatti di cronaca differenti. In un paese della provincia di Potenza, convegno di cacciatori che chiedono sostegno per quello che loro fanno rispetto appunto alla caccia al cinghiale. A Matera un sequestro dei carabinieri, mi pare dei carabinieri forestali, non sono sicuro in questo momento, 144 fucili di vario tipo, vario genere, utilizzati appunto per questo motivo. Oggi troviamo 7 persone deferite per caccia fuori stagione, e tra l'altro il pezzo è proprio chiaro: per aver esercitato l'attività venatoria di caccia al cinghiale in un periodo non consentito, 7 persone sono state deferite all'autorità giudiziaria dai carabinieri forestali di Matera nel corso di una operazione antibracconaggio condotta nel territorio di Ferrandina. Come vedete, il tema c'è ed è sicuramente sentito. E allora, Emilio Vesia dei Liberi Agricoltori di Basilicata ci sta ascoltando, ci sente? Buongiorno a tutti, sì, buongiorno. Ecco, tra le vostre istanze, tra le vostre richieste contenute nella protesta, c'è anche quella dell'eliminazione della fauna selvatica, dei cinghiali, perché procurano dei danni alle vostre colture, ma sicuramente ci sono tantissime altre problematiche per cui state protestando praticamente un po' in tutta Italia, è così? Sì, certo, i punti che vi esponiamo stamattina sono, diciamo, i punti cardini, che sono 4, giusto per elencarli brevemente. Uno su tutti, avete già detto, quello della fauna selvatica.
Purtroppo io devo dire che c'è stata una tragedia nel comune di Ginosa, che una ragazza, una donna di 45 anni, non è sentito tutti, è morta a causa di un cinghiale che era stato a sua volta investito. Quindi questa emergenza sta avendo sempre più conseguenze gravi, quindi noi chiediamo al governo nazionale e soprattutto anche al governo regionale di intensificare ancora tutto quelle che sono le azioni per poter abbattere i cinghiali, perché per noi ogni volta che entriamo in azienda è una violenza. Noi troviamo le aziende distrutte perché la notte, dopo che abbiamo seminato i cereali, dopo che abbiamo seminato i legumi, oppure nei frutteti del Metapontino, noi troviamo tutto disastrato. Questo non è giusto. Noi vogliamo tornare a coltivare le nostre terre liberamente. Un altro punto molto importante è quello della burocrazia sulla PAC. Una PAC nevrotica, una PAC scritta non sappiamo da chi e non sappiamo nemmeno a questo punto se chi ha scritto molte leggi e leggiucole che non solo l'Europa ha fatto, quindi l'Europa ci ha dato un carico molto pesante, però poi il Ministero qui in Italia ci ha messo del suo. Questa PAC va sicuramente rivista, ma quello che chiediamo, ci sono delle norme che vanno assolutamente abrogate. E ci sono delle cose che devono essere cambiate, soprattutto a livello degli ecoschemi che non vanno. Noi abbiamo fatto un documento che presenteremo al Ministero e quindi domani discuteremo in maniera più ampia. Con me c'è un nostro associato, Alfonso Riccardi, un'azienda lattiero-casearia, che vi spiegherà altri due punti. Buongiorno a tutti. Niente, volevo spiegare altri Buongiorno a punti. lei, buongiorno a lei. Fra gli altri, Concorda con le certo, richieste? assolutamente, perché purtroppo la fauna selvatica e non solo, diciamo, i cinghiali, nel caso della mia azienda, anche i lupi, perché io ho un'azienda zootecnica, nell'anno 2020, cioè praticamente durante il Covid, ci sono stati attacchi all'allevamento da parte di lupi con danni importanti, ma non solo da me. Quindi un po' in tutta la Basilicata e la vicina Puglia ci sono stati questi attacchi. Ma diciamo, questi punti sono fondanti, ma i punti più importanti per l'agricoltura lucana e anche italiana sono quelli della riduzione degli utili. Cioè ormai tutti sanno, che ne so, su alcuni prodotti, come devo dire, che uno compra fra i prodotti primari, che dobbiamo ricordare che l'agricoltura in economia è il settore primario. Al contadino gli utili sono bassissimi, quindi il prezzo di ristoro del latte, della carne, ma anche del grano e anche di frutta e verdura è bassissimo. Poi, quando andiamo nella grande distribuzione o diciamo nel supermercato, troviamo questi prezzi molto alti. Quindi chiediamo degli utili più consoni ai costi di produzione. Questo è un fattore fondante per l'agricoltura italiana e non solo, anche europea, che poi questa grande manifestazione in tutta Europa viene proprio da questo problema, cioè la differenza fra quello che paga il consumatore finale e quello che è il prezzo di vendita del prodotto agricolo. Una Soprattutto, domanda che come volevo, tutti sanno, una domanda se permettete prego. di fare, una, diciamo così, riflessione. Come mai non siete con le classiche, insieme a voi non siete con le classiche organizzazioni agricole tipo Coldiretti, CIE, agricoltori, sindacati, che tipo Questo vi di... risponde Emilio. Una bella risposta, glielo dovete chiedere a loro. Noi ci combattiamo da tempo perché i tavoli vengano allargati, veniamo invitati ai tavoli tecnici, soprattutto dove si discutono i veri problemi dell'agricoltura. Facciamo molta fatica, lo dico con tutta sincerità e con un pizzico di amarezza, facciamo molta fatica a essere invitati a questi tavoli, sia regionali che nazionali. Quindi questa domanda gliela dovete chiedere a loro, per il perché di così tanta esclusione da parte loro della libera. E questa, insomma, è la risposta.
Però l'unica cosa che vi posso dire è che noi siamo con gli agricoltori e siamo solidali con tutti quelli che adesso sono in mezzo alla strada e che in maniera molto pacata e civile stanno manifestando. Certo. Allora, un'ultima battuta col suo collega che finisce il pensiero che stava portando avanti. Niente, quindi volevo dirvi che purtroppo l'agricoltura è una scienza e con la scienza non si scherza. Quindi non ci possono essere idee politiche o correnti che si seguono nel percorso storico dell'umanità. Che significa? Se si sbaglia con l'agricoltura, si va verso la fame. Non ultimi i problemi che abbiamo avuto col Covid delle mascherine. O che ne so, diciamo, l'agricoltura è sempre l'ultima, diciamo, è come il soldato, è quello che si prende tutte le responsabilità dell'inquinamento, come devo dire, anche umano e delle attività umane. Tenete presente questo, che durante i 6 mesi di Covid il mondo e l'acqua, i fiumi e il mare erano più puliti. Eppure l'agricoltura era sempre al suo posto, con i suoi allevamenti, con la sua coltivazione e, diciamo, col suo relativo inquinamento rispetto alle altre attività umane, quali sono la locomozione, l'industria e tutto questo. Grazie. Grazie, grazie a Emilio Vesia e al suo collega, non ricordo il nome. Grazie a voi, Riccardo Alfonso, di Matera, azienda agricola La Martella. Perfetto, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo domani. Buona giornata e buon lavoro. Giovanni. Scaldiamo i trattori, che succede? Scaldiamo i trattori, penso che siano nel già senso che effettivamente, caldi. Sì, in effetti sì, non li hanno mai spenti per la verità, tant'è che il Corriere della Sera, ebbene facciamo un passo anche verso la politica nazionale, il Corriere della Sera, il titolo è "I trattori non si fermano", oggi corteo a Roma, l'ipotesi Sanremo, c'è anche questa, ma non per cantare, per cantargliele. La Lega al loro fianco, Schlein attacca, va bene, senza effetto l'annuncio del governo di alzare le risorse a 8 miliardi, a Milano mucche in piazza Duomo, devo dire che anche questo purtroppo succede e sotto questo aspetto è chiaro che la protesta non si arresta ed era prevedibile che da Orte fosse, sarebbe arrivata un giorno o l'altro a Roma, come appunto già detto recuperando una battuta di Totò, o Roma o Orte, siamo arrivati ormai a Roma, sono arrivati. Evocata la marcia, oggi il primo corteo, l'obiettivo del palco di Sanremo, ma poi ancora i trattori senza un leader unico, ma tutti chiedono prezzi giusti, dal nord a sud, manifestazioni senza una regia nazionale, l'obiettivo, i margini più alti, ma a favore dei blocchi, ma non posso andare, lo dice Mario Capanna, che fa l'agricoltore ora, tra l'altro, grande leader studentesco, ormai ha 79 anni compiuti ed è in questo caso si occupa in particolare di agricoltura, ha detto ma non posso andare, sono a favore dei blocchi perché ho solo un 50 cavalli come trattore, quindi come fa a muoversi velocemente? Lo capiamo anche, ma capiamo anche il suo spirito da sempre indefettibile. Si inserisce anche Cateno De Luca, un corteo a Palermo nel giorno di San Valentino, quindi anche la Sicilia, ma soprattutto il dato che ci dava in maniera molto, devo dire, molto realistica, quello che abbiamo sentito dai nostri due ospiti, è il discorso che ha a che fare con il fatto che bisogna trovare una soluzione, anche gli agricoltori se lo pongono, per il ristoro dei danni provocati dalla fauna selvatica e non è ovviamente, sicuramente in prima battuta, in prima fila ci sono gli ungulati, i cinghiali, soprattutto cinghiali perché non mi pare che ci siano cervi e daini, mentre per quel che riguarda il resto c'è anche l'apparizione, ovviamente sporadica per fortuna, ogni tanto però succede, anche dei lupi, qualche volta succede. Insomma, sotto questo aspetto bisogna tutelare meglio l'agricoltura e hanno messo nel conto anche questa richiesta in particolare, hanno avanzato anche questa richiesta nel loro
cahier de doléances, nella loro lista di dolenze, di doglianze, ecco, diciamolo in italiano, che presenteranno sicuramente domani o quando sarà, quando arriveranno a Roma, sicuramente a Roma. Intanto va detto che sotto questo aspetto il capo del governo non è a Roma in questo momento, è partito stanotte, e a Tokyo ne parleremo appena arriveremo alla politica internazionale, perché ci sono, eccolo qui, girando la pagina, già la troviamo, la Meloni a Tokyo per far partire il G7, ma ne parliamo dopo. Allora, se c'è tempo, io manderei il contributo sul Circolo di Legambiente, che ha organizzato una passeggiata per scoprire un tesoro naturalistico presente nel porto barese. Vediamo. Una passeggiata lungo il canale Marisabella 1 per scoprire un tesoro naturalistico collocato nel porto di Bari. È l'iniziativa organizzata da Legambiente con l'associazione Genitori Insieme ODV, l'associazione Movimento Naturalistico Pro Lama Balice APS e l'area SociCop. L'evento ha l'obiettivo di celebrare la giornata mondiale delle zone umide, ambienti che ricoprono un ruolo fondamentale nell'ecosistema, accolgono infatti la più grande biodiversità della terra e garantiscono lo sviluppo di sistemi biologici. La camminata si è svolta lungo un tratto del sentiero numero 2 del progetto Maccheo Percorsi Inclusivi, usufruendo del marciapiede lungo il corso Vittorio Veneto. Due guide naturalistiche hanno illustrato le caratteristiche del luogo. Le zone umide sono importantissime, sono poco conosciute, e a Bari addirittura abbiamo una zona umida in ambito urbano. Le zone umide hanno la capacità di stoccare CO2 in maniera elevata, addirittura più delle foreste, si quantifica più del doppio, e inoltre svolgono delle funzioni sia ecologiche ma di mitigazione del cambiamento climatico. Ad esempio qui a Bari abbiamo questo canale che è di origine antropica, quindi realizzato su suolo sterile, che la natura è riuscita a conquistare, a rinaturalizzarla e addirittura ha invitato l'avifauna a frequentarla. Infatti c'è una famiglia di gallinella d'acqua presente in questo canale, c'è una testuggine d'acqua e poi ci sono, nelle nostre osservazioni di oltre 20 anni, abbiamo censito la presenza di airone bianco, airone cinerino, germano reale, e nell'ultima primavera estate addirittura è venuta una coppia di cavalieri d'Italia che ha nidificato e addirittura ha realizzato una famiglia ora di quasi 20 esemplari. Noi abbiamo già delle interlocuzioni con l'autorità portuale, abbiamo realizzato un progetto di parco lineare all'interno di quest'area. Quindi l'obiettivo è sicuramente di aprire i due varchi, il varco Caracciolo e il varco Brigata Regina, in maniera tale da poter far accedere il cittadino attraverso un sentiero parallelo all'area naturalistica, permettendo quindi delle osservazioni naturalistiche. Le aree umide in ambiente urbano sono inevitabilmente modificate dall'uomo. Questo è un canale artificiale di risulta per lo scolo delle acque dopo la costruzione di questo gigantesco parcheggio di servizio al porto che si chiama Spianata di Marisabella, però la natura l'ha ricolonizzato, quindi anche rocce che sono state rielaborate e ritrasportate possono diventare un substrato per il recupero naturalistico. In questo caso animali, piante e marini o anche uccelli migratori si stanziano qui, oppure nel mio caso, da geologo, vi posso dire che alcuni dei blocchi presenti qui nella spianata, come frangiflutti, provengono da cave con orme di dinosauro. Quindi non c'è soltanto il bene naturalistico, ma anche quello geologico che potrebbe essere recuperato sia in situ, in loco, che quei blocchi potrebbero essere tranquillamente presi, portati come monumenti in punti strategici della città. L'aeroporto, la stazione della metro, davanti alla fila del Levante, dovrebbero fare 50 metri per esporre un blocco del genere, magari in realtà aumentata, quindi arriva il turista, lo inquadra col cellulare e parte il dinosauro in virtuale. Ebbene, pubblicità e poi di nuovo qui per parlare di politica. Allora, tra qualche istante avremo una collega della Gazzetta del Mezzogiorno, capo servizio della Gazzetta del Mezzogiorno, Maristella Massari, per parlare con lei della crisi che c'è al Comune di Taranto, crisi politica, ma prima di metterci in collegamento con la collega Giovanni, possiamo già fare una panoramica dal giornale rispetto a tutto ciò. Sì, ovviamente con puntualità nella pagina di Taranto c'è
il riferimento al diario di una lunga crisi al Comune di Taranto, dall'addio al PD all'abbraccio fatale con Italia Viva, viene così definito, vengono così definite le posizioni attuali, in particolare del sindaco Rinaldo Melucci. E vediamo pure, è un discorso che parte praticamente e arriva fino alla mozione di sfiducia, che però non è stata discussa perché non c'era il numero legale sufficiente per discuterla, quindi un attimo di fiato è stato preso, e poi va detto che lo scontro c'è stato, in particolare tra Melucci e il governatore Michele Emiliano, che in realtà non è mai intervenuto pubblicamente in questi ultimi 46 giorni su questo argomento, si è accentuato sul modello di gestione dei giochi del Mediterraneo. Il sindaco accetta l'impostazione del governo tracciata dal ministro Raffaele Fitto, scatenando la reazione del PD e a ruota degli altri partiti di centrosinistra. Il primo cittadino allora dalla giunta si lura la giunta e poi temporaneamente riammette Francesca Viggiano, mentre PD e compagni si allontanano inesorabilmente dal suo raggio d'azione. È tutta quanta la cronaca di quello che è successo, di questa lunga crisi, ma soprattutto in alcuni casi ci sarà un nuovo ingresso, pare, di Castronovi del PSI, e poi ancora per Fornaro invece i tempi potrebbero essere più lunghi. E allora salutiamo Maristella Massari, giornalista caposervizio della Gazzetta del Mezzogiorno, ben trovata. Buongiorno, ben trovati a voi. Ecco, la situazione politica del Comune di Taranto non era già, diciamo, troppo buona da qualche mese. Nella giornata, nel Consiglio Comunale di sabato, si è palesata in tutti i suoi numeri questa mozione di sfiducia che doveva essere votata, non si è potuta votare perché per mancanza del numero legale che la maggioranza avrebbe, diciamo così, in qualche modo fatto mancare. Entrambi, sia la maggioranza che l'opposizione, pensano di essere, insomma, dalla parte della ragione. Da una parte quelle del sindaco, che deve portare comunque avanti, dicono, tutti i progetti in cantiere nel Comune di Taranto, dall'altra l'opposizione che parla di una sorta di tradimento nei confronti della città. Tutto parte con questo allargamento della maggioranza, mi sembra di capire, è Italia Viva, è quello il casus belli o c'è dell'altro, Maristella Massari? L'ultimo casus belli è questo, perché è una storia che comincia da lontano. Come ricorderete, Melucci qualche anno fa, insomma, al suo secondo mandato, fu sfiduciato, diede le dimissioni e poi le ritirò da quella famosa mozione con le 17 firme raccolte. 17 sono appunto il numero di consiglieri necessario a far mettere in minoranza appunto l'amministrazione comunale, e quindi a far cadere il sindaco, cosa che non c'è stata sabato scorso, perché appunto la maggioranza non si è presentata in aula. È un atto politico questo, è una scelta sicuramente. L'opposizione comunque ha mostrato i muscoli, no? Chiedendo anche la sfiducia al sindaco. Non è andata come avevano immaginato i consiglieri di opposizione, perché appunto in aula non si è presentata la maggioranza. Si va avanti così, non è chiaro, insomma, se ci saranno adesso i numeri per governare una serie di processi necessari allo sviluppo dell'attività amministrativa. Questo staremo a vedere, o se si ricomporrà in qualche maniera con l'ingresso dei nomi che tu facevi poco prima, introducendo il mio intervento, insomma, il numero per
per la maggioranza, e questo lo vedremo appunto nei prossimi giorni, anche perché sono giorni molto complicati per la città di Taranto, perché come sapete c'è insomma in atto la questione dell'ex Ilva, sono giorni proprio cruciali. Certo. Per la questione dell'acciaio di Taranto, e quindi è bene che ci sia anche una maggioranza solida al comune per poter governare e gestire determinati processi. Queste fibrillazioni, come lo ha definito un comunicato appunto di 48 ore fa, quando abbiamo letto del Consiglio Comunale a cui è venuto a mancare il numero legale, è una fibrillazione bipartisan, mi sembra di capire, che coinvolge ovviamente l'opposizione, ma anche pezzi della maggioranza. Anche il centrosinistra stesso ha preso posizioni contrarie a Melucci, è così? Sì, sì, il centrosinistra si è completamente spaccato, e ci sono, diciamo, spaccature importanti anche all'interno dello stesso PD, perché alcuni circoli, cinque circoli sono stati, cinque circoli cittadini sono stati addirittura commissariati da Bari, e ci sono state anche delle espulsioni. Comunque è una situazione davvero di frattura importante che si è creata all'interno della cosa politica del Comune di Taranto, ed è una situazione che diciamo di grande stallo in questo momento, di attesa per capire quali sono le prossime mosse anche del sindaco. Il sindaco dice dobbiamo restare al governo della città perché ci sono degli appuntamenti importanti, delle scadenze importanti che questa amministrazione ha gestito, e una su tutte è la questione per esempio dei giochi del Mediterraneo. Proprio la scorsa settimana, sul finire della scorsa settimana, il Comune di Taranto con l'Agenzia del Demanio e con la Marina Militare ha sottoscritto un atto d'intesa per il trasferimento all'amministrazione comunale di due aree militari che non erano più, diciamo, in uso, e che serviranno una alla costruzione di un grande parcheggio per le famose linee BRT, le bus transit rapid, quello che, insomma, il sistema di trasporto che dovrebbe rivoluzionare in qualche maniera il trasporto pubblico urbano a Taranto, e poi l'altra per lo stadio del nuoto, perché ricordiamo che è anche un momento importantissimo questo per l'assegnazione degli appalti dei grandi lavori necessari alla realizzazione dei giochi del Mediterraneo a Taranto. Quindi l'amministrazione Melucci diciamo punta a restare in sella per governare questi processi così importanti per il futuro della città, perché ricordiamo che i giochi del Mediterraneo sono sì un evento di sport molto importante all'interno dell'area appunto del Mediterraneo, ma sono anche una grande occasione per la città che ospita l'evento per insomma migliorare la qualità dei suoi impianti sportivi. In qualche caso, tipo lo stadio del nuoto, Taranto ha degli impianti, anche un impianto comunale, ma non è sicuramente non è alla portata di una piscina olimpionica, quindi certo. Avere una piscina olimpionica per una città di Taranto, una città che poi ha allevato anche una campionessa mondiale come Benedetta Pilato, insomma sarebbe veramente un valore aggiunto per una città che di mari non ne ha uno ma ben due, e non ha uno stadio del nuoto. Ecco, per chiudere in definitiva tutte queste questioni così importanti, su quanti numeri si reggono adesso in Consiglio Comunale? Cioè quali sono i numeri della maggioranza adesso di Melucci? Adesso ci sono 13 consiglieri, diciamo, il numero da raggiungere è quello della famosa, insomma, soglia delle 17 firme. Per adesso non ci sono, ce ne sono soltanto 13, e quindi Melucci con questi numeri regge. Bisogna capire se la sua maggioranza reggerà poi all'urto di una opposizione che si fa così incalzante, anche perché diciamo ci sono delle
come dire, il congresso provinciale di Fratelli d'Italia che si è tenuto a Taranto sabato scorso, insomma, è stato confermato il coordinatore Dario Iaia, l'onorevole Dario Iaia, e in quell'occasione ovviamente a tenere banco nell'agenda del congresso di Fratelli d'Italia è stata proprio la questione comunale. Iaia ha detto che non si indietreggerà di un passo, consideriamo che è stato fatto la mattina il congresso e poi il pomeriggio è saltata la mozione di sfiducia, quindi può essere anche che nelle prossime sedute del Consiglio Comunale si torni a presentare una nuova mozione di sfiducia, non sappiamo, sono veramente ore di grande come dire, incertezza da questo punto di vista, né conosciamo le mosse del sindaco Melucci, abbiamo ipotizzato, diciamo, lo scriviamo anche oggi nei pezzi che trovate di Fabio Venere, che è il nostro cronista politico, ipotizziamo l'ingresso di Fornaro e Castronovi, però non abbiamo, diciamo, la certezza che questo accada, proprio perché certo, sono, diciamo, momenti molto concitati per la politica tarantina. Continueremo a seguire con grande attenzione, perché insomma sono tanti i temi, come facevi notare tu, sul piatto della città di Taranto, temi che ovviamente non riguardano soltanto la città di Taranto ma un ampio bacino, perché potrebbero muovere dinamiche economiche molto molto ampie. Intanto grazie a Maristella Massari, giornalista, capo grazie servizio della Gazzetta del Mezzogiorno, per averci aperto, diciamo, un focus sulla città di Taranto. Grazie ancora e buon lavoro. Giovanni. Io rimango, anche se non direttamente collegato con lei, rimango con Maristella Massari, perché c'è l'articolo che ha a che fare con l'Ilva, che è scritto proprio da lei, che è estremamente chiaro rispetto a quello che potrebbe succedere, e vediamo subito, anche perché il testo è andato in Gazzetta Ufficiale, è prevista la possibilità di cedere i crediti con garanzia pubblica. In questa maniera, dicono i fornitori, le nostre aziende si salvano dal fallimento, e sotto questo aspetto questa settimana è ancora una volta una settimana di quelle decisive, e mentre prosegue l'iter di conversione del decreto per l'amministrazione straordinaria, domani dovrebbe arrivare il responso per una parte delle imprese dell'indotto che vantano crediti nei confronti dell'azienda, si apre uno spiraglio estremamente interessante dopo il decreto salva indotto pubblicato venerdì dalla Gazzetta Ufficiale. Questo altro e soprattutto l'indotto è a un bivio: se si passa in amministrazione straordinaria scatta il salvagente per i crediti vantati, cioè le aziende che poi fanno capo all'AIGI, l'associazione che rappresenta la maggior parte delle imprese dell'indotto ex Ilva, dicono che le garanzie richieste da AIGI al governo a salvaguardia dei crediti vantati da Acciaierie d'Italia hanno trovato accoglimento, quindi viene salutata in particolare ovviamente dai rappresentanti del centrodestra in maniera più che positiva questa eventualità, mentre si va verso l'amministrazione straordinaria sempre più, però intanto salva dal fallimento questa soluzione una platea vastissima di aziende dell'indotto siderurgico di Taranto, grazie all'impegno di oltre 100 imprenditori che si riconoscono in AIGI, la associazione degli industriali costituita appunto un anno fa. Va detto ancora che su questo discorso abbiamo anche posizioni un pochino differenti, ma non tanto sul provvedimento in sé, sul grido d'allarme lanciato in particolare dal coordinatore generale della UIL di Taranto Pietro Pallini, che esprime preoccupazione sullo stato in cui versa lo stabilimento siderurgico più grande d'Europa e su come questo si ripercuota negativamente sul tessuto socio-economico della città, e ovviamente l'allarme proprio per quel che riguarda il discorso e delle manutenzioni
e anche lo stato di malessere che serpeggia sempre più insistente nel territorio. Il termometro di tutto ciò per noi, dice Pallini, continua ad essere la realtà, una realtà che è stata finora deformata, dissimulata, negata, perfino inventata. Siamo di fronte al martirio sociale per le migliaia di lavoratori diretti. Insomma, è un problema serissimo che questo articolo mette in luce, un articolo che fa un po' la sommatoria, la summa di tutto quello che si è fatto e come si è lavorato nell'ultima settimana, tra l'altro fatto dalla collega Maristella Massari, che abbiamo appena sentito per quel che riguardava altri argomenti, mentre visto che ce l'abbiamo proprio a portata di mano, sul fronte dei balneari c'è una valutazione, anzi un elogio positivo di Daniela Santanchè, ministro, che dice appunto: oggi saranno presentate le performance turistiche della regione, le strategie per lo sviluppo, ed è un elogio vero e proprio agli imprenditori pugliesi del settore. E poi ovviamente i numeri, in particolare per quel che riguarda il discorso BIT, sono molto molto forti, estremamente interessanti, ma di questo parliamo dopo. Allora, prima di passare ad un altro ospite andiamo a Gravina, Giovanni. Gravina 4.0, la comunità si confronta sulla sostenibilità ambientale, vediamo il contributo realizzato da Maria Paola De Santis. Acqua, terra, fuoco e aria. Nell'ambito del progetto Gravina 4.0 la comunità si confronta sulla sostenibilità ambientale. Il comune di Gravina in Puglia ha aderito al patto dei sindaci per il clima e l'energia con lo scopo di coinvolgere la comunità locale ad impegnarsi in iniziative per ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 55% entro il 2030 e accrescere la propria resilienza attraverso l'attuazione di un piano d'azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione. Il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima è un documento programmatico con il quale gli enti locali pianificano le proprie azioni per raggiungere gli obiettivi prefissati dal patto dei sindaci per il clima e l'energia. Prima di iniziare a costruire il piano vero e proprio, è stata avviata attraverso laboratori di comunità e attività per gli studenti una fase propedeutica partecipativa rivolta alla cittadinanza e ai portatori di interesse come scuole e associazioni. Dai laboratori sono emersi spunti e proposte da chi opera e vive quotidianamente il territorio. Il processo partecipativo Gravina 4.0 serve a coinvolgere la comunità. Stiamo facendo degli incontri con le scuole, incontri nei quali chiediamo ai ragazzi di attivarsi con la testa e con le mani, nel senso di ragionare su come, attraverso azioni semplici che interessano direttamente loro e le loro famiglie, si possa avvicinarsi al tema della sostenibilità, fare sostenibilità in stretto senso, e quindi ambiente, mobilità, rifiuti. Qual è la prospettiva? È di mettere insieme tutto il materiale che è emerso da questi incontri per poi darlo, diciamo, all'amministrazione, a chi poi redigerà il PAESC. Formare alla conoscenza delle complesse problematiche relative ai cambiamenti climatici, relative alla sostenibilità, relative anche alle novità in campo di sviluppo energetico, è fondamentale per la formazione degli studenti sotto il profilo etico, sotto il profilo cognitivo e complessivamente rispetto alle prospettive di vita. A questo poi noi ci agganciamo nel nostro piano di orientamento per aprire anche prospettive riguardanti il futuro professionale dei nostri studenti e quindi le chance, le possibilità che tutto ciò che riguarda l'ambiente e le novità anche tecnologiche relative ai cambiamenti climatici, alla sostenibilità energetica, possono, diciamo così, le prospettive che possono aprirsi sotto il profilo professionale. Io ritengo, a mio parere, che l'argomento, prima di tutto, dell'ambiente sia fondamentale che sia insegnato e trattato nelle scuole, molto come giovani, come i nostri coetanei, oppure ovviamente anche gli adulti, è come se non gli importasse del clima, del nostro ambiente, ma del globo in generale. Io penso che i miei coetanei, i nostri coetanei, rispetto agli adulti, abbiano
più dovere di rispettare e preservare il mondo, in quanto gli adulti, avendo già vissuto una parte della loro vita, hanno lasciato in un certo senso il mondo nelle nostre mani, e quindi penso che tutti i ragazzi della mia età debbano rispettarlo e preservarlo in un certo senso. La pubblica amministrazione, il Comune di Gravina, tiene molto al clima e naturalmente a tutte le buone pratiche di sostenibilità sul territorio. In una visione più complessiva e più ampia di pianificazione abbiamo avviato la redazione appunto del PAESC e crediamo molto nel coinvolgimento dal basso della popolazione in questo percorso virtuoso. Non sarà possibile attuare alcuna, diciamo, azione di miglioramento sulle problematiche del clima, della sostenibilità, insomma delle energie rinnovabili se non c'è un forte coinvolgimento dal basso. Percorsi, come dicevo, di pianificazione, di programmazione, ma anche di coinvolgimento attivo della cittadinanza, questi obiettivi potranno essere, diciamo, abbastanza raggiunti. E dopo questo bel contributo realizzato da Maria Paola De Santis su questo progetto della città di Gravina in Puglia, andiamo a parlare della prima settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, la settimana delle STEM, istituita a novembre scorso dalla legge 187 del 2023 con l'obiettivo di sensibilizzare e stimolare l'interesse e la scelta dei ragazzi per queste discipline. Numerose sono le iniziative promosse dall'Ministero dell'Università e della Ricerca insieme agli Atenei e agli enti di ricerca, tra multilaboratori, mostre, giornate di studio, incontri e lezioni per i più piccoli. Sul sito del MIUR sono tutte le iniziative di questa prima edizione, dal 4 febbraio fino all'11 di febbraio, lo vedete già inquadrato. Siamo esattamente in collegamento con Fabio Mavelli, professore ordinario di Chimica Fisica del Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, che intanto saluto e ringrazio, ben trovato. Grazie a voi e buongiorno, grazie per l'invito. Lei dal 1 ottobre è stato eletto presidente della Scuola di Scienze e Tecnologie, che comprende i 5 dipartimenti di Chimica, Fisica, Informatica, Matematica e Scienze della Terra e Geoambientali. Ci sono delle iniziative sul percorso delle materie STEM per l'Università degli Studi di Bari, ecco, come vi siete organizzati? Sì, ovviamente l'Università degli Studi di Bari è molto attenta all'orientamento in ingresso dei ragazzi degli studi superiori, e in questa settimana in particolare abbiamo cercato di organizzare delle manifestazioni che fossero intese a focalizzare l'attenzione su quelle che sono le materie di tipo scientifico. Abbiamo organizzato essenzialmente due eventi. Un evento che si chiama Scientificamente, che sono delle libere conversazioni su temi scientifici, che si terranno tutti e 5 pomeriggi della settimana che va dal 4 all'11, nei giorni feriali, quindi il 5, 6, 7, 8 e 9. Si terranno presso una libreria, la libreria Liberrima, e sono 5 gli argomenti sono: il primo è proprio, diciamo, la difficoltà di intraprendere carriere in ambito scientifico, e poi uno sul climate change, matematica e finanza, e un altro su cyber security, e poi sulle tecnologie quantistiche. Queste sono le conversazioni. E poi abbiamo organizzato due giornate, l'8 e il 9, un'altra manifestazione che si chiama Science on Demand. E l'idea è quella di presentare un pool di lezioni, sono circa 16 lezioni che si faranno online in contemporanea su vari argomenti, per appunto gli studenti delle scuole medie superiori, che gli studenti possono seguire liberamente scegliendo gli argomenti che più gli interessano, insomma. Quindi l'idea era quella di dare la possibilità di confrontarsi con il mondo universitario in una maniera però piacevole, diciamo, nel senso che sono lezioni molto interessanti e pensate appunto su un taglio divulgativo. Sono ancora bassi i numeri rispetto alle iscrizioni a facoltà che comprendono e prevedono questo tipo di materie. Ecco perché la necessità di una settimana come la settimana delle STEM. Sono ancora bassi i numeri, le percentuali? Sì, sicuramente, diciamo, rispetto agli altri stati europei noi siamo, diciamo, percentualmente in arretrato di almeno una decina di punti percentuali su una media che è una media, diciamo, che anche quella europea non è altissima.
Quello che poi noi diciamo, riscontriamo, a parte diciamo, i bassi numeri di iscrizioni, è anche il fatto che c'è una certa difficoltà a continuare poi il percorso di studi. Quindi questa cosa è necessario lavorare sia a livello di scuole superiori, ma anche a livello di università, facendo un buon orientamento e facendo eventualmente dei precorsi. L'Università di Bari ha anche attivato per esempio corsi di tutorato proprio per aiutare gli studenti più in difficoltà a colmare anche quelle lacune iniziali che possono permettere poi di seguire con successo, diciamo, un percorso di questo tipo. Ecco, qual è il motivo secondo lei perché i numeri non sono ancora confortanti da questo punto di vista? Allora, diciamo, i motivi possono essere complessi. Intanto c'è un motivo culturale. Ne parleremo nel primo incontro, la professoressa Luisa Torsi ha diciamo, idee molto chiare su questo. Lei giustamente dice questa cosa qui, se uno non conosce Dante, diciamo, viene considerato un ignorante, se uno non sa fare diciamo, un integrale in matematica, si pensa semplicemente che non è portato per la matematica. Questa è diciamo, una differenza culturale molto forte, che è difficile da diciamo, colmare. Ed è dovuto al fatto che noi siamo, diciamo, per tradizione una, diciamo, tradizione siamo una nazione che ha una forte cultura umanistica e artistica e quindi, diciamo, dobbiamo colmare il gap verso la parte tecnologica. Poi c'è una difficoltà anche nel fatto che è difficile insegnare scienza. È difficile insegnare il metodo scientifico perché il metodo scientifico è un metodo induttivo per cui bisogna provare a fare un esperimento e cercare di capire da quello che cosa succede. Anche in ambito scientifico, quando si fa si porta i ragazzi in laboratorio, di solito si va a verificare un esperimento, qualcosa che già esiste. Quindi diciamo, non è semplice, diciamo, però diciamo, ci stiamo lavorando. Grazie, grazie a Fabio Mavelli per quanto ci ha detto. Ricordiamo presidente della Scuola di Scienze e Tecnologie e inoltre professore ordinario di Chimica e Fisica del Dipartimento di Chimica e Fisica dell'Uniba. Grazie, molto interessante quello che ha detto rispetto a questa dinamica. Grazie ancora, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi e spero che partecipiate tutti alle nostre iniziative. Grazie. Assolutamente sì. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui. E rieccoci qui in diretta per parlare invece questa volta di turismo. Il mondo del turismo si dà appuntamento, come sappiamo, ogni anno alla Borsa Internazionale di Milano, detta appunto BIT, acronimo di Borsa Internazionale del Turismo, che quest'anno si tiene dal 4 al 6 febbraio 2024. Ovviamente ci sono tutte le regioni italiane e c'è anche la Puglia e c'è anche la Basilicata. E per noi lì c'è in questo momento invece Saverio Carlucci che ci spiega un po' che cosa sta succedendo, che cosa abbiamo realizzato in quel di Milano. Buongiorno Saverio. Buongiorno a te Francesco, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo appena all'inizio della seconda giornata di lavori alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano. Come dicevi, ieri una partenza, potremmo dire, col botto. Grande la partecipazione che c'è stata, soprattutto nello stand pugliese, dove le conferenze e le attività si sono davvero alternate a tambur battente. Tantissimi gli eventi, centinaia, che si susseguiranno in questi giorni. Al centro c'è il turismo e quindi la valorizzazione del territorio, la presentazione delle offerte sempre più diversificate che nel corso di quest'anno saranno proposte. Un momento anche per fare il punto su quelle che sono state le sfide e soprattutto sugli obiettivi raggiunti. Questa giornata sarà infatti dedicata all'analisi dei dati e delle tendenze per capire come il 2023 si è sviluppato e come il mondo del turismo sia cambiato. Uno dei temi portanti di questa edizione della BIT è il turismo delle radici. Il 2024 sarà infatti dedicato a questa nuova forma di turismo che
consiste nel far riscoprire a tutti coloro che hanno lasciato la terra d'origine, la Puglia in questo caso, in passato, di tornare per scoprire quelle che appunto sono le loro radici. Un progetto che si svilupperà nell'arco di tutti i comuni che compongono la regione, anzi li vedete qui alle mie spalle, noi ora ci troviamo nello stand della Regione Puglia, come dicevamo. Allora, per ricapitolare quanto accaduto, partiamo proprio da qui, dall'analisi dei dati legata al turismo delle radici. Vediamo ieri cosa è successo. Il 2024 è l'anno del turismo delle radici e la Puglia si prepara a sfruttare l'onda di quanti, figli e nipoti di migranti, vogliono scoprire la terra da cui sono partiti i propri parenti. Analizzare quindi il mercato diventa fondamentale. Alla BIT di Milano è stata presentata una ricerca, opera dell'Università degli Studi di Bari, che rivela come il settore del turismo delle radici sia in costante crescita. L'86% degli expat vorrebbe rientrare in Italia per scoprire le proprie origini. I dati sono moltissimi perché abbiamo fatto un lavoro come per deformazione professionale facciamo normalmente all'università, piuttosto ponderoso, e ci sono stati un sentiment notevole di interesse per quanto riguarda la nostra regione, ma così doveva per forza essere, da parte dei nostri corregionali. Ci tengo a precisare che la dicitura turisti delle radici riguarda non solamente coloro i quali vivono all'estero, ma anche coloro i quali vivono al di fuori dei confini regionali e risiedono stabilmente in altre regioni italiane. Per tutti costoro è importantissimo ritornare in Puglia, vogliono ritornare in Puglia, per cui l'opera, come dicevo prima, di promozione che è alla base del marketing turistico, in questo caso è inutile, perché sono persone che vogliono già tornare in Puglia. Dobbiamo piuttosto occuparci, e questo deve fare la regione e gli enti locali, dell'accoglienza, perché sono dei turisti un po' sui generis. Sì, vorranno fare un po' di turismo balneare, turismo culturale, ma la Puglia la conoscono già, vogliono qualcosa di diverso. Abbiamo misurato il livello di notorietà della Puglia e delle sue località e la forza e l'immagine del brand. Viene fuori una forza notevole del brand, non solo sono cresciuti i flussi turistici verso la Puglia, ma si è anche consolidata l'immagine della Puglia. La Puglia oggi vuol dire autenticità dell'esperienza e grande esperienza. Il Puglia risponde al cosiddetto trend Great Expectation, ossia il desiderio di realizzare un'esperienza gratificante. Ci danno intanto la percezione che il brand della Puglia è un brand positivo, un brand che nell'immaginario non solo dei pugliesi di seconda, terza generazione è ancora forte, ma che è legato, diciamo, a un'attrattività che è ancora tutta da sviluppare. I tratti identitari, l'autenticità, le nostre tradizioni possono ancora rappresentare un elemento di incoming assolutamente forte. Abbiamo il dovere non solo da un lato di continuare ad avere un'offerta che punti su questa autenticità, sul nostro paesaggio incontaminato, anche sulle verticalità della nostra regione, che apparentemente è un tavoliere, ma che in realtà, diciamo, dà la possibilità di dare questo tipo di visione, ma di farlo veicolare, di veicolarlo in giro per i mercati nazionali e internazionali. Questo è quello su cui siamo impegnati, le ricerche ci danno la traccia delle cose che dobbiamo mettere insieme per comporre una strategia, per cui è molto importante avere nell'anno del turismo di ritorno una ricerca che ci dica precisamente quello che si aspettano dalla Puglia. Qual è il valore aggiunto per mettere a punto una strategia? Allora, il valore aggiunto è sicuramente la possibilità appunto di avere diversi livelli di dettaglio, quindi la possibilità di scegliere se vedere il dato regionale oppure di accedere a livelli di dettaglio ulteriori come il dato provinciale, o scegliere una specifica tipologia di struttura alberghiera, quindi vedere solo i bed and breakfast ad esempio, e il fatto che sia molto diversificata, perché non stiamo parlando solo dei flussi turistici, ma stiamo parlando dell'offerta ricettiva, degli eventi, degli attrattori, di tutto ciò che è inerente appunto alle imprese turistico-culturali della Regione Puglia.
E dunque, come abbiamo sentito, il turismo delle radici sarà uno dei punti forti dello sviluppo del settore a partire da quest'anno, e ieri anche la ministra durante la cerimonia di inaugurazione ha avuto modo di sottolineare l'importanza di questo settore che, dicevamo, sta diventando davvero strategico. Intanto però, come vi sarete accorti, noi abbiamo cambiato location, in realtà siamo sempre all'interno dello stand della Regione Puglia, in quest'area che ora comincia a riempirsi, siamo in apertura dei lavori, vengono ospitati gli incontri degli operatori del settore. Sono oltre 60 le sessioni di incontro one to one, si susseguono per tutto il corso della giornata con l'obiettivo di presentarsi, promuovere, insomma, l'obiettivo della BIT di Milano. Intanto però cosa è accaduto? È accaduto che durante la giornata di inaugurazione, ossia ieri, si è dato un primo input a quella che sarà la strategia per il prossimo anno, che fa della rete uno dei punti centrali per lo sviluppo del territorio. Ascoltiamo quindi la posizione del direttore generale di Puglia Promozione, Luca Scandale. Penso che sia lo stand più bello della storia della Puglia, davvero qualcosa di straordinario, tantissime conferenze, tantissimi visitatori. Domani apriamo i business to business, abbiamo avuto anche il passaggio della ministra Santanchè, a cui abbiamo chiesto un forte coinvolgimento di Puglia Promozione della Regione Puglia nell'ambito del G7 per promuovere la Puglia in questo contesto così importante. Abbiamo varie collaborazioni con vari soggetti, in particolare con lo sviluppo economico partiremo domani con una conferenza stampa in cui spiegheremo le differenze tra sviluppo economico e turismo, ma le sinergie che si possono creare. La rete tra comuni si sta rivelando fondamentale. La rete fra comuni, nell'ottica di quello che dice l'assessore, è anche la costruzione delle DMO, cioè di Destination Management Organization dal basso. Il brand, però, ve lo annuncio, resta Puglia. Manca davvero poco all'inizio dei lavori ufficialmente per questa seconda giornata della BIT qui a Milano. Questa, come dicevamo all'inizio del nostro collegamento, sarà la giornata dedicata all'analisi dei dati e dei trend, ma anche all'economia con la presentazione della BTM e ai programmi relativi a tutto ciò che concerne il piano per la capitale italiana della cultura. Sappiamo che ci sono ancora dei comuni in Puglia. Per il momento, Francesco, ti restituisco la linea e torniamo ad aggiornarci tra pochissimo. Grazie per questo primo racconto dalla Puglia a Milano, per poi passare tra qualche istante, come già preannunciavi tu, Saverio Carlucci, al racconto della Basilicata a Milano, della Basilicata turistica a Milano. Intanto facciamo un piccolo salto su dei numeri che hanno il sapore dell'internazionalità, Giovanni, per poi dare subito la linea. Eh sì, perché sono presenti 1100 espositori da 66 nazioni per incontrare i principali compratori, quindi immaginate, espositori 1100, 66 nazioni diverse per questa 44esima edizione, un'edizione che tra l'altro è stata preceduta da un anno eccellente per il turismo italiano, che secondo i dati dei primi 11 mesi del 2023 ha registrato 118 milioni di arrivi e 397,5 milioni di presenze, quindi grandi crescite, e sono le stime pubblicate da Asso Turismo Confesercenti sull'anno turistico addirittura 2023. 445 sono i milioni di presenze nelle strutture ricettive nazionali, e quindi più 8,1% rispetto al 2022, con passo sul 2019, dati più che soddisfacenti, certo. Immagino. Allora, Saverio Carlucci, dallo stand della Basilicata. Le immagini già vi raccontano del passaggio che abbiamo effettuato, ci troviamo infatti nello stand della Basilicata, le pittoresche e suggestive immagini dello stand lucano che raccontano ogni sfaccettatura del territorio. Quest'oggi sarà una giornata dedicata nuovamente alla promozione di tutta l'offerta turistica della regione, ma con una particolare accezione, ossia quella legata alla promozione digitale, quindi all'innovazione che c'è dietro il settore
settore, quello turistico, che è in costante rinnovamento. Saranno anche presentate le nuove strategie della PT Basilicata per il 2024, poi nel pomeriggio un momento particolare dedicato a Maratea 2026. Di cosa stiamo parlando? Del percorso relativo al cammino verso la città della cultura, la capitale italiana della cultura. Ma intanto riviviamo quelli che ieri sono stati i principali momenti legati all'inaugurazione dei lavori per la Basilicata qui alla BIT di Milano. Basilicata, regione accogliente, a Milano prende il via la Borsa Internazionale del Turismo con l'APT, i dipartimenti Agricoltura e Ambiente, i Galli insieme ai comuni e agli operatori del settore, tutti insieme impegnati a raccontare il meglio dell'offerta turistica del territorio, partendo proprio da un primato riconosciuto alla Basilicata, l'accoglienza straordinaria. L'inaugurazione dello stand della regione alla presenza del ministro del turismo Daniela Santanchè, del presidente Vito Bardi, del direttore generale dell'APT Antonio Nicoletti e degli assessori regionali Galella e Latronico. Voglio dire, anche la costituzione di questo stand diverso dagli altri fa capire l'evoluzione che c'è stata in questo periodo, ma soprattutto l'importanza che si dà al turismo nella nostra regione, anche perché è un punto di riferimento che caratterizza il nostro territorio. Abbiamo e stiamo investendo molto nel turismo. Queste sono delle occasioni uniche per poter intrecciare dei rapporti a livello nazionale, a livello internazionale e soprattutto per mettere in atto tutte quelle iniziative che poi servono per rendere attrattivo il nostro territorio. È un territorio, come tutti sappiamo, bellissimo, sono state fatte tantissime cose nel corso degli anni, negli anni passati. Mi riferisco anche ai due impegni che ci sono stati col turismo di ritorno, turismo delle radici, che ha riscosso notevole successo a livello nazionale. C'è una rivitalizzazione di quelli che sono i nostri borghi, l'impegno da parte di tutti è perché questo possa continuare, ma soprattutto il riferimento e l'obiettivo che si vuole raggiungere è non solo quello di far conoscere il territorio, ma cercare soprattutto di poter in qualche modo, anche attraverso il turismo, combattere quella che è una piaga del nostro territorio di tutto il Mezzogiorno, che è lo spopolamento. Noi ci auguriamo e vogliamo investire e stiamo investendo in questa attività perché fra l'altro è quella che muove un po' l'economia. Ancora una volta la Basilicata si conferma la regione più accogliente d'Italia, lo dice Demoscopica, sono risultati che vengono dagli apprezzamenti dei viaggiatori online e questo ci gratifica e rende merito agli operatori che costituiscono il cuore della nostra offerta. Accoglienza però è anche questo stand che abbiamo realizzato qui in questa fiera così importante che apre la stagione turistica nazionale, uno stand che è caratterizzato dalla rappresentazione di una regione in cui la natura è presente in tutto quello che significa attraversare il nostro territorio, ma la natura, diciamo noi, è anche arte. L'arte la troviamo espressa nei piccoli borghi, la troviamo espressa nella capitale europea della cultura, nella città finalista Maratea, capitale italiana della cultura 2026, nella finalista Tito alla capitale italiana del libro e poi la troviamo nei nostri piccoli musei che sono sparsi nei borghi da Castronovo a Moliterno e non mi dilungo per non citarli, sono tantissimi, fino alla bellezza di progetti come Arte Pollino. È un'offerta che spazia dal mare, dal classico coast to coast che unisce le coste del Tirreno e dello Ionio attraversando le montagne più alte del Mezzogiorno d'Italia e che però si caratterizza come sempre per le esperienze adrenaliniche. Ma la novità di quest'anno è l'organizzazione dell'offerta secondo il progetto che abbiamo chiamato Turismo delle Passioni, che costituisce una novità nel panorama nazionale perché diamo un nome ad una delle motivazioni più importanti delle nostre vite e quindi anche del viaggio. Naturalmente il tema ambientale, non solo questa edizione della Borsa Internazionale del Turismo, anche le altre,
Il tema ambientale è il tema dominante, l'operazione sull'attrazione turistica della regione Basilicata passa attraverso la valorizzazione dell'emergenza ambientale e culturale della regione. Quindi c'è stato un grande investimento di Regione Basilicata, in particolare della Direzione Ambiente, per la rivitalizzazione dei borghi lucani, da Aliano ad Irsina, da Irsina a Rotonda, da Rotonda a San Severino, da Latronico a Chiaromonte, a Novasiri, a Colobraro. Un'azione molto territoriale che punta ad una rigenerazione materiale e immateriale, perché ci sono esperienze gestionali che coinvolgono numerose cooperative e soggetti privati che si fanno carico di gestire quello che si valorizza dal punto di vista materiale. I borghi sono una straordinaria attrazione, naturalmente quando diciamo borghi lucani diciamo paesaggio lucani, e quindi si arriva ai grandi attrattori che sono i parchi sia regionali che nazionali. Il nome della Basilicata deve essere sempre più legato anche ai prodotti di altissima qualità, alle esperienze legate al cibo, all'enoturismo, all'olioturismo. Quindi il Dipartimento Politiche Agricole è qui alla BIT per far esplodere le informazioni su tutto questo mondo meraviglioso, ricchissimo di prodotti di prima scelta. I nostri riferimenti sono stati gruppi di azione lavoro locale che sostanzialmente hanno fatto da recettori di tutte le richieste da parte del territorio, quindi qui troverete tutti i territori e ogni zona con la vocazione, con i prodotti che gli agricoltori hanno voluto portare. Francesco, dunque, questo quanto accaduto durante la prima giornata dei lavori alla BIT di Milano. Vi abbiamo illustrato quelli che saranno gli appuntamenti in corso oggi, appuntamenti che chiaramente vi racconteremo in tempo reale. Infatti vi ricordo l'appuntamento di questo pomeriggio con BIT On Air, uno spazio in diretta per scoprire tutto quello che accade qui alla BIT di Milano e illustrare quello che sarà il futuro del turismo. Francesco, ti restituisco con la linea, ancora una buona giornata a tutti i nostri telespettatori. Grazie, grazie Savero Carlucci per questo bel racconto da Milano della Puglia e della Basilicata turistica. Giovanni. Beh, a questo punto cose velocissime, intanto sul fronte della cronaca e anche di una serie di riferimenti intanto per la sanità, in questo caso riguarda i dentisti laureati in Romania. Ci sono dubbi sul corso di studi, i titoli di studio sono validi in tutti i paesi dell'Unione Europea, sia chiaro, ma l'Università di Bari ha detto no al riconoscimento perché ci sono programmi inadeguati, c'è un'indagine degli ispettori della regione su 8 professionisti. Ma andiamo a vedere poi sulla politica, ce l'ho ancora un po' di tempo, penso. Ecco qui, intanto vi dicevo prima della partenza della Meloni a Tokyo, quindi il Presidente del Consiglio per far partire il G7, mentre sul fronte della politica appulo-lucana iniziamo sempre con la Puglia, dove Romano, praticamente Paola Romano, assessore comunale di Bari, apre alle Cese e dice ha una storia di sinistra, l'assessore è vicina a Eli Schlein e dice sono a disposizione del partito, restiamo uniti. Dice anche non mi sono mai autocandidata ma ho dato la disponibilità. Bisogna avere rispetto dei partiti e delle regole, tra cui le eventuali primarie, mentre per quel che riguarda in particolare il discorso sul premierato, quindi siamo a livello nazionale, la riforma va avanti piano e ci sono dubbi sui poteri di Palazzo Chigi, mentre Sgarbi ha annunciato le dimissioni, era vice ministro, sottosegretario della cultura, però abbiamo anche un nuovo colpo di scena, non poteva mancare, con Vittorio Sgarbi, ha detto le devo ancora negoziare. Quindi ci sarà il negoziato sulle dimissioni. Gemmato intanto a destra vede Romito, si salda l'asse Fratelli d'Italia Lega. In Basilicata, perché la Basilicata è al centro dell'attenzione, Conte Schlein, segnali distensivi, modello Abruzzo per la Basilicata. Devo dire che questo è messo in luce in particolare da un articolo e soprattutto da un passaggio
che la segretaria del PD ha fatto in Abruzzo per sostenere il candidato governatore che è in grado di unire le forze, che poi tra l'altro è un professore universitario, Luciano D'Amico, e dice che l'intesa tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle è il solo modo che c'è per battere la destra. Quindi l'unica vera candidatura straordinaria è quella capace di unire questo campo largo. Ora, sarà Chiorazzo, non sarà Chiorazzo, sicuramente c'è un problema che ancora non è stato risolto. Intanto va detto che l'incoronazione del candidato in pectore non è mai avvenuta. C'è anche chi suggerisce una candidatura lucana, materana, ferrandinese, ma materana con forza, ed è Angelino che dice: candidiamo a governatore Salvatore Alduce, già senatore, sindaco eccellente di Matera e presidente infaticabile dell'ANCI Basilicata. Insomma, ancora siamo in alto mare, ma anche sul fronte della destra non si è ancora chiusa la partita, neanche in Basilicata. Allora Giovanni, diamo la parola a un ospite e poi magari ce la facciamo a fare anche una breve chiusura. Imma D'Angelo, referente CSV Basilicata, intanto grazie per essere con noi, buongiorno, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a voi per averci offerto questa possibilità. Insomma, ecco, brevemente su questo bando nazionale selezione volontari servizio civile 2024, ci sono 249 posti a disposizione per i giovani lucani presso gli enti del CSV Basilicata, progetti in sostegno del territorio e delle comunità lucane da realizzarsi in tutta la regione con scadenza 15 febbraio. Che cosa devono fare per potersi iscrivere a questo bando? Allora, è possibile trovare le informazioni sul nostro sito internet, quindi csvbasilicata.it. È un'opportunità importante, sia formativa che umana, perché offre la possibilità di fare per un anno un'esperienza all'interno degli enti accreditati presenti in Basilicata, di impegno civico e quindi di crescita effettiva del nostro territorio in vari contesti, che sono l'assistenza, la protezione civile, piuttosto che la tutela e la promozione dei beni culturali. Sappiamo insomma che abbiamo tanti beni che vanno tutelati e soprattutto promossi, all'assistenza, quindi diverse opportunità e diverse zone. Copriamo tutta la Basilicata, da Lauria a Novasiri, da Rio Nero a Balsinni, Salandra, insomma, sia in enti del terzo settore che in enti pubblici, quindi ci sono diversi comuni e diversi, compresa la Basilicata, ci sono dei posti, la provincia di Matera, ci sono dei posti presso la biblioteca comunale, che è la biblioteca provinciale, scusate. E sono progetti che durano da un anno, danno l'opportunità ai ragazzi appunto di vivere un'esperienza importante, sia professionale che formativa, e al termine con una retribuzione di 507 euro al mese, la possibilità di avere la certificazione delle competenze. E la novità di quest'anno è che tutti i ragazzi che svolgono il servizio civile avranno riservati nei bandi nazionali il 15%, ecco, dei posti in tutti i concorsi nazionali sarà riservata a ragazzi che hanno svolto il servizio civile, quindi è un'opportunità non da poco. La nostra certificazione delle competenze sarà fatta dall'Università di Basilicata. Bene, grazie ad Imma D'Angelo, referente del CSV Basilicata, grazie per essere stata con noi e arrivederci. Grazie, buona giornata a voi. Grazie. Allora Giovanni, chiusura. Chiusura, Uti minaccia all'Italia, intervista a un leader di Ansar Allah. Va detto questo, va riferito: italiani state attenti, se ci aggredite diventerete un bersaglio. C'è ovviamente la vicenda poi della Salis, che è lì sostanzialmente ancora in Ungheria, e su questa c'è la vignetta di Altan. Dice il primo: in molti paesi si usano le catene, il riferimento è proprio a lei, alla Salis. L'altro risponde: nei più avanzati il cappio. E con questa battuta macabra io vi saluto e vi dico alla prossima. Grazie a Giovanni, grazie a tutti voi per essere stati con noi anche questa mattina. Appuntamento a domani 8:00-9:30, repliche in mattinata. Buona giornata.